Sono felice che i tanti condividano una nostra preoccupazione, ovvero sia temano come noi che la riduzione dei presidi giudiziari avvenga senza conoscere appieno i dati dell'attività giurisdizionale. Quell'ipotetico risparmio di circa 80 milioni di euro al quale si perverrebbe con la chiusura di 37 sedi circoscrizionali e circa 160 sezioni distaccate di tribunale è un dato quantomeno inesatto. I dati economici desumibili dal Ministero della Giustizia relativi ai costi dei tribunali attestano che al massimo il risparmio non supererebbe i 40 milioni di euro. Per scegliere bisogna avere delle cognizioni e noi riteniamo che una azione di governo di questo genere non possa prescindere dall'analisi della spesa storica, dall'introduzione di un controllo di gestione delle spese dei tribunali che oggi come oggi rappresentano un piedilista a carico esclusivo degli enti territoriali, ovvero sia di tutti quei comuni che debbono anticipare le spese della giustizia. Bisogna viceversa determinare i fabbisogni e i costi standard del servizio giustizia, non dobbiamo trascurare i diritti dei cittadini che sono costituzionalmente sanciti e non dobbiamo trascurare le esigenze del sistema produttivo, le esigenze della sicurezza sociale e personale.